percorrere la strada dal Passo della Cisa sino qua a Castellon, che è una meraviglia. So però che sono arrivati a Casola e sarà una meraviglia percorrere la statale della Cisa sino a Fornovo. Una strada bellissima che molti anni viene dimenticata, adesso per fortuna è stato rifatto tutto il manto e si presenta qualche preoccupazione, ad esempio quella delle moto che la percorreranno. Spero che la percorrino per divertirsi, quindi di rimanere nella propria carreggiata, di andare nelle velocità consigliate, e spero che non ci siano incidenti tra moto, macchine e gli stessi motociclisti. Devo ringraziare l'ANAS di questo impegno, che ci è voluto veramente tanto tempo per realizzarla, perché c'è una burocrazia in Italia asfissiante. Il presidente dell'ANAS aveva firmato i finanziamenti nell'ottobre 2015 e siamo riusciti a iniziare con i lavori il 3 luglio. Per fortuna l'impresa sembra molto brava, sta lavorando alacremente e quindi arriverà a Fornovo e sarà un bellissimo regalo per tutti i cittadini della montagna. Colgo l'occasione per invitare tutti i motociclisti a fare questa strada nelle modalità corrette, che è stato insegnato anche da Buratti attraverso la scuola Guida Sicura e il professor Prisco, che senza mezzi termini ha detto che chi è bravo ad andare in moto non va forte e si diverte molto di più a pennellare le curve. Dicevo di invitare tutti i motociclisti il 3 settembre il mattino alle 11 al Passo della Cisa per il raduno in onore di Marco Simoncelli.